pseudonimo dello scrittore inglese Eric Blair, è stato uno dei più lucidi saggisti del suo tempo, avverso a ogni forma di totalitarismo e noto per due romanzi che fondono impegno politico e passione letteraria: The Animal Farm, satira della retorica sovietica dell'uguaglianza, e 1984, romanzo che descrive in tono apocalittico un immaginario mondo futuro ove si sono imposti e trionfano tre stati governati da regimi dittatoriali. Stiamo naturalmente parlando dello scrittore George Orwell. In occasione dei 120 anni dalla sua nascita, vi proponiamo qualche estratto e qualche citazione da 1984. Avrebbero potuto utilizzare e mettere su carta ogni minimo particolare, tutto quello che si era fatto, si era detto, si era pensato. Ma l'intimità del cuore, il cui lavoro è in gran parte un mistero anche per chi lo possiede, restava imprendibile. Nulla vi apparteneva, se non quei pochi centimetri cubi che avevate dentro il cranio. Potevano spiarti giorno e notte, ma se restavi in te, potevi ancora metterli nel sacco. Con tutta la loro abilità non erano riusciti a scoprire il segreto per sapere che cosa stava pensando un altro essere umano. Se però l'obiettivo non era la sopravvivenza, ma la conservazione della propria sostanza, che importanza aveva tutto ciò? Non potevano cambiare i sentimenti, anzi, neppure voi potevate cambiarli, neanche volendo. Potevano portare allo scoperto, fino all'ultimo dettaglio, tutto ciò che avevate detto, fatto e pensato. Ma ciò che giaceva in fondo al cuore e che seguiva percorsi sconosciuti anche a voi stessi, restava inespugnabile. Da solo, libero, l'essere umano è sempre sconfitto. Deve essere per forza così, perché l'essere umano è destinato a morire e la morte è la più grande delle sconfitte. Se però riesce a compiere un atto di sottomissione totale ed esplicita, se riesce a uscire dal proprio io, se riesce a fondersi col partito in modo da essere lui stesso il partito, diviene onnipotente, immortale. Qui la libertà è libertà di dire che 2 più 2 fa 4. Garantito ciò, tutto il resto ne consegue naturalmente. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Finché non diventeranno coscienti della loro forza, non si ribelleranno, e finché non si ribelleranno, non diventeranno coscienti della loro forza. In generale, più si sa, più grande la delusione. Il più intelligente è anche il meno sano di mente. L'ortodossia qui non vuol dire pensare, vuol dire non aver bisogno di pensare. L'ortodossia e inconsapevolezza sono la stessa cosa. Egli era un fantasma isolato che proclamava una verità che nessuno avrebbe mai udito, ma finché avesse continuato a proclamarla, in qualche modo misterioso, l'umanità, la catena umana, non si sarebbe spezzata. Non era facendosi udire che si salvaguardava il retaggio degli uomini, ma conservando la propria integrità mentale. Lo colpì il pensiero che nei momenti di crisi non si combatte tanto contro un nemico esterno, quanto contro il proprio corpo.